La vita dei bambini non è vero che sia una vita da potersi guardare col sorriso beandosi di questa vita, di questi piccoli passerotti che crescono. Non è vero, i bambini danno molta apprensione e devo dire che molte volte riescono anche a condizionare la vita dei grandi, a dare degli attimi di angoscia veri. Per esempio, io conosco una famiglia, abita di fronte a casa mia in un'altra casa, al di là della strada, per fortuna, perché hanno 2 o 3 bambini terribili, e c'è una piccola bambina che si chiama Francesca, avrà 3 anni, canta già, dice: il mondo che non si è fermato neanche un attimo, è un momento, sì, così, ed è terribile. E un giorno il padre invita un signore molto facoltoso, molto importante, col quale deve stringere un affare. Questo signore però ha un naso enorme, un naso grossissimo, e come un indice puntato ad indicarlo ha anche una verruchetta rossa sul naso, ma un naso enorme, grosso, enorme, ed è molto suscettibile. Allora il padre arriva a casa e dice: guardate, sono le 12:15, alle 12:30 arriva a colazione questo signore col naso grosso, per cortesia, Veronica, Raffaella, Federico, silenzio, specialmente Francesca, tu piccola, anzi guarda, vai a letto, fingi che stai poco bene, vai a letto, perché io so benissimo che appena quello arriva dici: che naso grosso, e questo veramente si alza, l'affare non lo faccio più. Allora tutti tranquilli, il padre poi dice: evitate riferimenti sul naso, non parlate mai di naso, se dovete parlare di affari non dite mai quello a buon naso, non nominate mai naso, non dite mai: mamma, c'ho raffreddore, devo soffiarmi il naso, dite: mamma, devo soffiarmi, e basta. Perché questo appena sente naso crede che lo si prenda in giro. Se volete parlare di elefanti, parliamo di fringuellini, di pesci, mai di elefanti. Ecco, questo è nasello, ma non dite che è nasello, si chiede che pesce è questo, è merluzzo. Lui dirà: siete ignoranti, ma non chiamatelo nasello. Arriva questo signore, cioè arriva il naso di questo signore, dopo 5 minuti arriva lui, prima entra il naso. Fortunatamente la bambina è già su. La mamma vede questo signore, guarda gli altri 3 figli, padre subito copre il signore con la sua faccia, come stai, in modo che i bambini, se devono ridere, ridano un attimo e basta. Poi si siede a tavola e cominciano a mangiare, si parla di tutto, appena si sta parlando per esempio dell'autunno, del polline, perché la signora sta dicendo: anche mio marito, sa, è allergico, e ogni tanto appena arriva questo polline e si gonfia subito il dente qua, cioè ha un dente che gli si gonfia subito, mio marito, il dente, così, e riescono a mascherare. A un certo punto questo signore, che ha un po' di minestra qua, un po' di lardo qua, un po' di pesce qua, un prezzemolo, perché tutto non riesce a mangiare, perché il naso casca nei piatti, a un certo punto questo signore guarda la fotografia dei colori e vede padre, madre, Veronica, Raffaella, Francesco, Federico e la bambina. E dice: ma questa bambina... Perché la voce faceva un tale tragitto prima di arrivare, che arrivava stanca. Questa bambina non c'è mica? E dice: sì, c'è, ma è a letto. Di giorno? A letto in quest'ora? Ma fatemela vedere, che io sono sposato da 14 anni, sono maschio, non riesco ad avere una femminuccia. Cosa mi piacciono le bambine piccole? Mi faccia vedere tua figlia. Sa, questo è un grosso affarista, la fai dipendere da lui, dice: sì, gliela faccio vedere la bambina. Adesso finiamo di mangiare, poi mentre prendiamo il caffè, la bambinaia, la Schwester, la signorina, va a prendere la bambina e la porta giù, eh? Bene, bene, così la vedo, mi sembra molto un bellino, sveglia, sveglia, sì. E allora stanno mangiando, alla fine quando la signora sta andando a prendere il caffè, la signorina va su, la Bonne, prende la bambina, dice: guarda, c'è giù un signore che deve fare un grande favore a papà, ha un naso grosso così, per cortesia non parlare del naso, non dire mai naso, guardalo qua, c'è una bella cravatta, guarda la cravatta, che bei colori che ha. Guarda, se riesci a contare le righe, io ti do una scatola di cioccolatini. Conta le righe della cravatta, non guardare mai il naso, che se no, lo motoscafo che avete, la macchina che avete, forse domani non ce l'avete più, va bene? Ecco, mai il naso. Allora la bambina viene giù, il signore guarda le scatole e dice: ah, che bella bambina. La bambina arriva, il signore dice: vieni. La bambina verso di lui con le braccia tese, lo guarda nel viso e fa: buongiorno. Tutti credevate che dicesse che naso, eh? Buongiorno signore. Un momento. E peggio,
è peggio di un film di Hitchcock. Buongiorno, signore. Il padre e la madre non respirano. Gli altri fratelli con la posatina alzata così, che loro sono riusciti a resistere. E il signore prende la mina e fa: vieni qua sulle ginocchia, eh? Ti sono simpatico io. E la bambina dice: sì, però c'ha una cravatta con troppe righe. Ah, oh, altro respiro di sollievo della mano. Soffrite anche voi, eh? Si soffre, no? Allora il papà dice: beh, beh, il signore è simpatico, molto bene. E dice la signorina: ancora febbre la bambina? E la signorina fa: sì, un pochino. E allora la porta in camera. Allora la signorina prende la bambina fa: no, vado giù da sola, vado giù in camera da sola. Allora va su per le scale, a metà scala si volta e dice: signore? Mamma e il padre così. Signore? E l'uomo: ah, ritorni un'altra sera. Risale, apre la porta, chiude, tutti respirano, la porta si riapre, la bambina ritorna e fa: buonanotte a tutti, e va a dormire. A quel punto la madre, ah, prende lo zucchero, guarda il signore e fa: quanto naso vuole.